tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50. E oggi andrò a fare altre vacazioni in allo Shippuden Ultimate Ninja Blazing. Cominciamo. Oggi andrò a fare le vacazioni sul clan Uchiha e Senju. Se non sbaglio si chiama così. Poi ragazzi, volevo anche dirvi che ho trovato il nuovo Naruto Anniversary. L'ho messo su Instagram e Facebook, mi raccomando seguitemi anche lì. Ho trovato Naruto Anniversary nella summon del compleanno di Naruto. Sono davvero contentissimo di averlo trovato, che è davvero fortissimo ragazzi. Infatti il gioco da quando ho trovato Naruto lagga, penso che sia per la gif animata qua di Naruto. Guardatelo quanto è spettacolare questo Naruto qui. È davvero il Naruto più forte che c'è nel gioco, penso. Ed è davvero una cosa spettacolare averlo. Mi piace davvero tantissimo e sono contentissimo di averlo. Andiamo a fare la summon. Ecco qui, Uchiha e Senju Clan. Sì, infatti, dove possiamo trovare Madara, questo qui, sei vie, che è fortissimo pure. Sasuke The Last, spettacolare. Questo sei vie ce l'abbiamo già. Hashirama anche. Questo Madara anche. Diciamo che non abbiamo né Madara né Sasuke. Devo trovare uno di questi, sperando che ci escano ovviamente. Cominciamo subito, sperando che ci esca qualcosa di buono, dai. Abbiamo 32 ninja perle, vediamo subito cosa ci esce. Now loading. Va bene, dai, almeno un dorato. Dai, su Naruto, carica il tuo Rasengan alla grande via. Arriva subito su, che perfetto. Speriamo che sia qualcosa di buono. Anche se abbiamo trovato Naruto Anniversary, non penso che abbia un altro colpo di fortuna così grande. Però vediamo cosa ci esce. Uno c'è, ok, uno solo. 4 ori e un dorato. Va bene. C'ho paura di sapere chi sia, però dai, speriamo in bene. Un doppione. No, Itachi doppione, quello là che può diventare 6 stelle. Oh no. Non è male, però poteva anche essere meglio. Uno del clan Uchiha l'abbiamo trovato, però non volevo lui. Vediamo un attimo. Itachi dov'è? Sì, infatti ce l'ho già quello 5 stelle, infatti. Ci farò l'abilità a sto punto. Non è male sto Itachi, però preferivo un altro. Però andiamo... Ecco qua Naruto, volevo farvelo vedere. Guardate quanto è spettacolare. Guardate, c'è, a parte la gif animata qui che fa vedere la Sengan che si muove, che proprio c'ha la sua aura interna. Guardate quanto è spettacolare. Cioè, la mossa primaria è fortissima, la seconda ancora di più praticamente. Ed è davvero una cosa incredibile. Poi vabbè, gli ho messo Ability 2 per forza, perché è d'obbligo fare almeno Ability 1 su Naruto. È davvero una cosa spettacolare. Sono davvero contentissimo di averlo trovato, veramente. Io vorrei fare l'ability full se avrò abbastanza acquisition stone. Comunque ragazzi, il video si conclude qui. Mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Purtroppo non sono stato sfortunato, perché un 6 stelle è buono, l'abbiamo trovato, però purtroppo ce l'avevo già. E quindi non è stato né fortuna né sfortuna. Però era davvero bello, se fosse stato uno non doppione sarei stato davvero contentissimo. Quindi possiamo dire che non sono stato né fortunato né sfortunato. Quindi ragazzi, ripeto, mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella di notifiche, così vi notifico di quando faccio un nuovo video. Se avete fatto queste summon, ditemi anche cosa avete trovato. Spero che a voi sia andata meglio. E ci vediamo alla prossima. Ciao.